E niente, farfalline e caricamenti un po' lunghi. Follettini e follettine. Se dico follettini e follettine su Twitch, anche se mi segue solo una persona al mondo, anche se mi seguisse solo una persona al mondo, quella persona mi denuncerebbe per violazioni di copyright. E non so se... Ah, ecco, ero nel... Provo a indovinare. Ero Perché vuoi mandarmi curiosissimo di questa questa presa? zona. Chissà. Per fortuna me la sono lasciata per oggi, così me la È un godo oggi. dinosauro? Comunque, Smettila di insistere, non te lo dico. a certi punti, so per Vediamo. dire una bestemmia, mi ricorda Un Days elefante? Gone. C'era una scena abbastanza uguale È di una Days capra? Gone dove Non lo faceva indovinerai. un È indietro, un cucciolo? cioè Tanti gattini? un tornare indietro nel Sorella mia. passato, Cos'è Deacon una con nidiada? la Con un mucchio di tipa. gattini? Facevano Più una carino passeggiata chiamarlo mucchio di esattamente nello gattini. stesso posto, eh? Non lo so perché, ma Insomma, si dice nidiate. identico. Non ha senso. Ma non è una nidiata. Ok. Una mongolfiera? Sta zitta e cammina. Va bene, godiamoci questo tuffo nel passato. Ma letteralmente tuffo? No, Sta attenta. tranquillo. Ops. Letteralmente tuffo. Ah. Dovresti vedere la tua faccia ora. E se fosse annegata? Perché dovresti annegare? Lavora sull'autostima, piccola. Sì, ridi, vecchietto. Questa me la paghi. Da quella parte. Ti odio. Tieni premuto L1 per Il nuotare più fiore è vista d'occhio. velocemente. Nuotare non vuol dire agitarsi, devi solo. Spingere l'acqua con tutto il braccio. Bla bla bla. Esatto, dillo Bla bla bla. che recepisci. Gioia, giovane. Devo. Ok, non potevo scavallare da lì, va bene. Allì, vieni, guarda. Oh, Vedi, hai ok. visto? Di là, guarda. Cosa? Ma che ci Sì. casca un'altra volta, no? Certo. Ho visto. Sì. Sembra. Wow. E sei un pirla. Allora com'è? Rinfrescante. Non è bello essere lanciati in acqua, vero? Beh, in realtà dobbiamo comunque procedere a nuoto. Ti ho fregato e questo ti fa arrabbiare. Sì, questo mi fa parecchio arrabbiare. Muoviti. Ah. Veramente, non mi andare sott'acqua. Che fa, mi lancio? Mamma mia, a bomba proprio. Scusi, scusi. Dobbiamo passare sotto. Fai un bel respiro. Devo premere Sì, cerchio. nessun problema. Cioè. Ma dove cazzo è sbucato? Come fa? Non potevamo fare il giro. Vabbè, anyway. Forse era più breve così. Mettiamoci un attimo al sole perché, insomma, siamo tutti bagnati un attimo, eh. Il mio professore di storia delle medie che mi chiede scusa per essere stato un coglione? Come, scusa? Litigavo con un'amica, diceva che le luci erano terroristi. Finivamo Madonna, olio sempre cuore. peggio. Dovresti smetterla di arrabbiarti per quello che dicono gli altri. Difficile con gli idioti. Sono sicuro che dovremmo Provaci. passare di lì. Vabbè. Un altro bel tuffo. Dove mi stai portando? Giovane, non si immerge? Tieni premuto. Ma quando cazzo è passato questo là? L'ossigeno dura abbastanza poco. Un nuovo paio di scarpe? Ehi, ma quanta neve? Non quante vorrei. Onesta. Dammi la mano. Vieni. Grazie, giovanotto, grazie. Ok. Non ci sono più Lanciamo la gentleman come prossima lei. luce. Era ora. Olè, Madonna, tutto Ma sincronizzato quasi. per caso è un'enorme collezione di fumetti? Anzi no, una collezione di DVD. Possiamo guardarcene io. Ma che fa? Scappa. Quale delle due? Sì, e basta.
O magari di Laserdisc. Ne ho sentito parlare. Ma che guarda me, Joel. E quindi? Devo... Ma che, faccio strada io? Ma sei tu che mi devi fare la sorpresa, o no? Porca vacca, Joel. Dinosauro. Mio Dio, è un dinosauro! Niente meno. Joel! Ma che figata! Porca merda! Porca vacca, un dinosauro! Il re delle lucertole tiranne. Che bestione! Che bestione! Bello, sono queste le cose che mi piacciono di questo titolo. Joel ha promesso di portarmi in campeggio la settimana prossima per il mio compleanno. Dice di volermi mostrare qualcosa che adorerò. Era tutto impettito, il vecchio trombone. E Kat si è seduta accanto a me per guardare il film. I nostri gomiti continuano a sfiorarsi. Non è che lo faceva apposta, chi lo sa. Forse no, probabilmente no. Probabilmente no. Dina mi ha fatto una corona per il compleanno. È tornata da quel campeggio carica di carta. È spettacolare. Questa pagina, aspetta un attimo, perché ci sono delle altre storie. Aspetta, qua ci sono dei disegni, no? Quella è Dina. La rotazione dei campi è una rottura di balle. Non mi spiego come possa piacere a qualcuno. Nota, chiedere a Maria quando posso iniziare l'addestramento per le pattuglie. Dina e io abbiamo trovato un vecchio campeggio troppo faigo. Dice che i bambini ci andavano a giocare d'estate, era piena di materiali per lavoretti d'arte. Ho preso della carta colorata e ne ha ricavato delle corone mentre fuori pioveva. Che bella giornata. E quello è un ritratto di Dina. Vedi che roba. Ma che sono belli questi appunti però, eh? Belli bellini. E qua è finitino. Perfetto. Allora, che faccio? Mi salire via su? Ci saliamo? Arriva, arriva, eh. A Vera ci sale? Che stai facendo? Ellie, attenta. Sto scalando un dinosauro. Sì, lo vedo. Ah, lo devo fare veramente. Ma che faccio? Il salto della fede? Un cazzo di dinosauro! Ehi, ehi, sei impazzita? Non saltare. Aspetta, scendi. Piano. Ma che fa? Mi devo tuffare? Mi tuffo? No, ma che stai fuori, giovane? Madonna santa! Oh, hai visto? Sì, ho visto. Sono stata brava? Sei stata brava, una pazza. Ah, che figata! Museo di storia naturale del Wyoming. Ok, grazie, grazie. Ma come l'hai trovato? Maria... Aspetta, 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 però c'è qualcos'altro di là. Un secondo, signor Joel. Hai pensato bene? No, non c'è una minchia. Dai, 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 dai. Corri un po' più snella e olio cuore style. Vediamo un attimo. Questo cos'è? Un libro? Ma sono i dinosauri. Wow. Vabbè. Ok, non ce lo fa vedere sto robo? No. Vediamo questo. Guarda che artigli! Quello è un velociraptor. In realtà è un di noi Nico. Sono quasi sicuro che siano velociraptor. Già. O almeno li chiamavano così in quel film che ho visto. Ok. Dobbiamo quindi andare a vedere un attimo tutti i topology of dinosauri. Scavalla! Posso andare di qua o di qua forse? C'ho la torcettina, molto bene. Di qua c'è una sedia. Okay. Pronto? Sì, mi spiace, ma i dinosauri sono impegnati. Che stai facendo? Oh, un attimo, un dinosauro si è liberato. Joel, è per te. Divertente. Sì, era divertente. Capita? Sei vecchio. Avevo capito, sì. Bene. Ok, ci sta sta parte, ci sta. Spezzare un attimo.
Certo, quando fanno ste cose che... Scusi, signor Giove, ma attento un attimo al pene. Si può dire pene? Compsognatus. Che carini. Nome altisonante per questi scriccioli. Sì, Scriccioli. attaccavano in branco. Che carini. C'erano anche loro nel film. E in effetti sì, ma in un altro. Hanno girato un seguito, ma deludente. Stegosauro. Questo aveva un cervello grande come una noce. Ma pensa, allora avete qualcosa in comune. Mamma mia la banalità. Buona. Che bellini i dinosauri. Anche se sono finti. Triceratopo vuol dire faccia con tre corna. Non deve essere bello quel corno puntato addosso. Allora, questo invece è qui che abbiamo. Possiamo scavallare. Triceratopo. Finalmente un nome familiare. Che figo Il questo. Dimetrodon era un predatore alfa. Cos'è un predatore alfa? Un predatore super cazzuto. Eppure è piccolino. Era riferito a me. Questa è Brilla, infatti, una carta. Vedi, si possono raccogliere cose pure Oh, qua. fico. Cos'hai lì? Queste carte dei supereroi erano famose, credo. Se non erro, piacevano anche a Sara. O erano quelle sugli esserini strani. Non ricordo. Ok, insieme al suo fedele Leviero Ezio, ma come Ezio? Il giovane eroe cittadino noto come The Nightwalk difende il mondo dai criminali sempre pronto a lanciarsi in azione. Eroe. Ma Ezio è il vero eroe, Finalmente il corno forse. sembra una medicina. Qui abbiamo qualcosa di utile o dei bagni e basta. Che devo fare? Ma è così, da tanto per farlo, ok. Good. Sono belline queste cose però. Allora, continuiamo il tour dei dinosauri qua. Questo l'abbiamo un attimo visto. Questo qua. Che dice? Gallimimus significa imitatore di galli. Ma i galli non Chi inventa c'erano già. questi nomi? Gli scienziati. Beh, che i cretini. Guarda questo. Il Brachiosaurus mangiava 300 kg di piante al giorno. Immagina la cacca! C'era una scena in cui un personaggio diceva: questa sì che è una bella montagna di merda. Che film è? Possiamo guardarlo? Ho un'idea. Appena torniamo a Jackson, sarà per cena. Allora, no, aspetta. Qua è la strada giusta. Che forse di qua si va. Forse no. Velociraptor. Joel, questo è quello di cui parlavi prima? Il Velociraptor? È piccolino. Non puoi mai fidarti dei film. Ma che bello, comunque sia interessante questo museo dei dinosauri. Guarda quanto è grosso questo teschio. Mi ricorda un po' Tommy. Guarda che glielo dico. No, dai. Se lo guardi con la luce giusta, boom, Tommy. Questo è bellissimo, mamma mia. Allora, quindi di qua non ci puoi andare. No. Poppini, poppini, si deve salire su, immagino. Però prima vediamo questi. Beh, Ehi, questo sembra un uccello. i paleontologi ritenevano che gli uccelli discendessero dai dinosauri. Oh,
Bello questo Fermi piumato. tutti, è arrivato il professore. Che poi forse erano tutti piumati. Cosa l'ho imparato anch'io? Da un film. Andiamo avanti. Guarda qui lo scontro tra... Aspetta, questo che è? Ecco qui. Bello. Hai visto? Questo non ce lo fa vedere. Visitavi spesso musei? Sì. Sì, sarà. Guarda come corre! Ma che è? Gli è venuto il cagotto. Ogni singolo museo del Texas. Oh, occhio che casca, te lo dico. Sembra una giraffa. Sì, hai ragione. Ehi! Hey. Che colpo. Ha un suo fascino. Te l'ho detto. Questo... Extinction. It is still not fully understood what caused the extinction of dinosaurs. However, most scientists agree that it was likely triggered by a large asteroid hitting the Yucatan Peninsula in Mexico over 65 million years ago. Vabbè, insomma, qua tutta la storia dei dinosauri, molto interessante, però insomma, bene. Qua pure il coso con le stelle, ma che roba! Il planetario. Di giorno però rende. No, non fa per te. Meglio tornare indietro. Ma smettila. Chiudi tutto, wow. Chiudi tutto. Joel, conosci i nomi di tutti i pianeti? Mentre volavo, tu mi gettasti su un nuovo pianeta. Ti si è fritto il cervello? Mentre Mercurio, volavo Venere, tu Terra. Ok, ho capito. Bel sistema. E quindi che sta a fare? Il pomodoro? Ci si ferma? Vabbè, tanto per farlo, no? Vabbè. Direi che va bene così. Qua fa un disegnino. Very good. Voce nel diario. Un giorno. Onesto. Allora, qui. Allora, qui si può andare, però aspetta one moment. Ah, si può andare anche qua sulla macchinina. Aspetta one moment, perché qua è interessante. Sì, cazzo. E dov'è il volante? I rover non hanno il volante. Hanno i joystick. Ah. Aspetta. È quello vero? Dato che l'originale è rimasto sulla luna, direi di no. Ah, onesto. Ah, però secondo me si va anche di là. Quindi aspetta, vediamo se c'è qualcosa di nascosto qui. Qui cosa c'è? Non possiamo. C'è ancora molto da vedere. Oh, cazzo. Ok. E quindi? Era solo per farmi venire la curiosità. Molto bene, molto bene. E questo qua? Wow. Ehi, aspetta un attimo. Stai andando in orbita. Mi servirà un casco. Oh, certo. Dove ho la testa? Lo posso scegliere. Credo di sì, se no non me la metto. Non posso scegliere questo. Questo. Questo qui. Questi qua in altro non li posso scegliere, mi sa. Allora scelgo, vabbè, scelgo quello, eh. Questo qua è più figo.
Indubbiamente. Bellissimo. Hai visto? Che odore c'è lì dentro? Di spazio. E polvere. Dai. Dopo di te. Occhia a destra, eh. Occhia a pistola. Wow. Occhia a pistola, madonna. Ok. Wow. Wow. Guarda quanti sono questi comandi. È incredibile, cazzo. Insomma, riesci a immaginare come... Buon compleanno, piccola. Che cos'è? Questo è un pezzo di storia, un reperto raro. Prendila. Ora chiudi gli occhi. Ne varrà la pena. Chissà se queste scene di The Last of Us 2 ci saranno nella serie di The Last of Us 1. Valsa la pena. E c'è bisogno di chiedermelo. Non c'è di che, piccola. Che ne diresti se continuassimo a cercare? Sì, ok. Molto bella questa scena. Da qui forse non la riesco a vedere, però sì, l'avrò messa nello zaino. E dove andiamo, signor Joel? Nella porta dove era chiusa? Immagino di sì. Porta che era chiusa. Ma si sarà aperta. Aspetta. Insomma. Usiamola un po' di forza bruta, signor Joel. Olè. Spero che non mettano nemici e zombie in questa parte, cioè... Il museo continua là sotto. Non sono mai stato, dite.
Andiamo. Ok, ma come pensi di arrivare laggiù? Ci si tuffa. Devi sempre farmi preoccupare. Vieni qui! No! Ehi, di chi è il compleanno? Non te ne approfittare. Voglio un bel tuffo! Non possiamo fermarci! Geronimo! Olè! Non male. Allora, signor Tizio, signor Caio, andiamo da qua. Allora, io lo dico, se questa porta sta chiusa, un motivo c'è. Non lo so. Ti apro io la porta. Coraggio, non molliamo ora. Che fa? Lo sapevo che ci stavano inculata, però dai. No, no, forza. Niente Gabriel 1. Vai! Potevano fare godere sta scena senza ansia. Ok, brutte notizie. Qui la porta è bloccata. Vedi che c'è qua. Ma ha messo la pistola. Okay, ma ha messo la pistola con 5 colpi però. Dinosauri dappertutto. Ma ha messo la pistola. Allora siete stronzi, siete. Potevate farmi godere sta cosa. Centro pistola naturale. Senza incici e piccici e... cimbicici e mostri di varia natura che sicuramente ora usciranno fuori. Centro di storia naturale, fauna del Nord America. Io sono un attimo accorto perché I killed for them. Ok. C'è una card. Sitti sitti quatti quatti. Saura. Vediamo un attimo, gira. E 8080 Spark. La nota paleontologa e genetista collaborava in segreto per la Spark per fondere il DNA umano a quello dei dinosauri, usando se stessa come cavia a ottenere risultati oltre ogni aspettativa. Ora, quando si sente in trappola o in pericolo, tramuta il suo corpo in un ibrido di rettili preistorici con la coda acuminata dello stegosauro, la corazza dell'archilosauro, beh, insomma, è una formidabile avversaria per chiunque, ma la Society of Champions riesce a controllarla con una strategia, a farla sentire calma e al sicuro fino alla comparsa del nemico criminale neutrale. Ok, good. Vabbè, fin quando non incocciamo qualcuno andrei un attimino più spedito. Qua c'è un bel bufalino, molto bellino. Qua ho ucciso per loro. Sì, ok. Gli serviva un abbraccio. Molto, molto faiga anche questa cosa. E mo comincia la parte buia. Mo saranno così stronzi da mettere Clicker con 5 munizioni. È troppo buio qui. I quattro soldati al cancello, l'ultimo piangeva. Questi, le paperette qua. Ok. Oh, merda. Oh, merda cosa? Oh, merda chi? Oh, merda dove, soprattutto? La donna che abbiamo torturato è morta soffocata dal suo sangue. Molto, molto bene, direi, cioè. Questa luce che cos'è? Qua non mi dice niente. Però i messaggi non sono molto... I disperati che si erano introdotti nel campo erano solo affamati. Mi sa che qualcuno ha fatto delle schifezze. Ah, vieni fuori. Aspetta, posso costruire robe? Eh no, non posso costruire una miglia.
Il ragazzo che si è lanciato nell'esplosione non ho potuto fermarlo. Ci ha avuto pure una serie di rimpianti. Aspetta che c'è una manicata di roba da raccogliere qui. Le persone nel furgone le abbiamo chiuse dentro e cosparse di benzina. Vabbè, ha fatto una marea di cose, diciamo. Allora, di qua non si può andare. Allora, prendiamo pure questa, mi dà delle cose per fare la. Perché tutte queste bottiglie, cioè, che me servono? E tutti questi fogliettini di carta, una manicata. Aia. C'è una lettera. Leggi. Volevamo mettere fine alle sofferenze, volevamo salvare l'umanità. Ogni qualvolta sacrificavamo una parte di noi stessi, i nostri leader ribadivano, ne varrà la pena. Ora ci siamo sciolti, i nostri peccati non sono valsi a nulla. Pensavo che venire qui avrebbe risvegliato qualcosa, uno scopo. I miei genitori mi ci portavano spesso, è uno dei miei primi ricordi prima del contagio, prima della crudeltà e prima della violenza. Ricordi che ora risvegliano solo altra rabbia. Non voglio più vivere in questo mondo, non posso accettare quel che sono ora. Si può girare, no? E mi sa che si è ammazzato il tipino. Quindi posso fare del. No, ancora non posso fare niente. Però ho più munizioni. Posso caricare di più? Solo un colpo. Very good. Cioè, very good sto cazzo. Ma non l'ho Scusa, accesa manco io finti. la torcia. Eh sì, non è proprio ideale come posto. Aia, non l'ho accesa io la torcia. Madonna santa. Ma che è un cinghiale vero. Bugiardi. Penso ci sia qualcos'altro sopra. Sono qui. Ma hanno fatto cagare sotto, era solo un cinghialotto. Che diavolo era? Solo un animale. Sono un animale, ci cioè, si mangia una settimana con quel cinghiale, eh. Ok, muoviamoci, voglio accendere un falò prima che faccia buio. Forza. Ok, mi rimangio quello che mi sono detto. Bella sta parte. Anche quella parte da soli. Molto molto bella. Super bella questa parte. Seattle, giorno 2. Ah, quindi ho completato il primo giorno. Tutta questa storia il primo giorno. Wow. La radio, giovane. Esercitati. Ah, posso. Ok. Ma no, giusto per provare. Ma queste sono tipo le tonalità?
Eh sì, una gran figata. Qua ci si può anche divertire con sta roba. Non, il trackpad non è super preciso per fare le cose a tempo, ma sicuramente ci vuole anche un attimo di manualità. Ah, non ho accesso alle armi. Però mi posso acquattare. Sto bidone qua. C'è niente, no. Poppini, poppini, giovani. Dove sta la... Qua, la splendida. Poppo, non c'è più Daina. Ah, c'ho il sasso. Perché ho solo il sasso? Signora Daina, dove sta? Io ho sentito qualcosa alla radio che stava di... Stava di qua. Ma questo gli è venuto la gravidanza tutto d'appresso. Quanto sono sexy, eh? Uno schianto. L'hai riparata? Si era staccato un filo. Non Vabbè, finisce. allora, insomma. Hanno trovato il caos alla scuola. Bene. Questo tizio, Owen, è scomparso. Magari l'ha preso Tommy. Magari. Lei invece? Ancora niente. Unità Romeo, vi vogliono al sito 2. Ripeto, trasferitevi al sito 2. Confermate. Allora, i numeri sono postazioni. Lo Brava. studio TV dove eravamo è il 6. Le comunicazioni arrivano spesso dal 2, credo sia la loro base. Certo che ne hai scoperte di cose, bravissima. Utile. Hai visto? Senti, ieri sera è stato stupido. Madonna che faccia! Vittime rinvenute al 14, tutte le unità a rapporto, passo. Missito 13, unità Lima in arrivo. Quante iene, passo? Nessuna iene. Un intruso, un maschio, è armato. Un intruso Passo. maschio? Tommy, dov'è il 14? Non sono sicura al 100%. Ok, prova. Beh, se questo è il 7, mentre il 12 è questo, qua giù. Penso sia qui, in questo quartiere. Il Crest. Ah, quindi questa sta Ok. qua, ci andiamo noi. Possiamo scendere anche da... No, ci andiamo insieme. E la potevamo tenere sto teatro come base, però lei stava qua. Ci Sì. calavamo dal tetto con la scaletta che c'è già, Sì. l'abbiamo già vista. Non va bene. Guarda, forse ce la capiamo pure meglio senza dire, eh? Non vorrei dire niente. Lo troverò, ok? Tu continua a spiarli. Tina, tu vai... Tornatene Sì, a casa, fatti i cazzi tuoi, fatti una vita, cresciti sto bambino. ok. Aspetta. Divertiti, trovati un hobby. Dammi la mano. È un portafortuna. Non credo alla fortuna, ma io sì. Ducina. Ok, Crest. Ah, siamo di nuovo con la Così il mappina. posto è questo.
Aia. Sì, direi che è questo. Deve essere Tommy. Quindi da qua non posso più. Posso? Madonna! Sbagliato mira. Però da qui non posso più tornare indietro. Ma quindi se mi ha fatto scendere un motivo ci sarà. No, motivo non c'è. Così per dire che puoi tornare un attimino indietro, ma non troppo. Quindi io adesso c'ho una mappa? No. Però sono attrezzato moderatamente bene. E qua si può? Non so se iniziare sto capitolo adesso o iniziarlo un altro giorno. Magari controllo solo questa casetta. C'ho l'alcol al massimo. Aspetta, questo ne faccio una. No, la devo lasciare questa. Con mio enorme rammarico, ma devo lasciare dell'alcol, incredibile. Se ci ripasso e mi riserve, ma ne dubito sinceramente. Cazzo. E dai, ce la beviamo piuttosto che lasciarla lì la bottiglietta d'alcol, eh. Qua le pilloline sono interessanti. Quante pilloline abbiamo? 61. Quindi, creazione rapida, no. Precisione modalità di ascolto. Questa sì. Movimento da disteso rapido, incrementa la velocità di movimento disteso. Ok, questo è pure interessante. Silenziatori migliorati, non tanto. Rimozione furtiva più veloce, questo è più interessante. Va bene. Adesso, certo, ci dovrebbero essere dei nemici per vedere la differenza. Giovane, che posso fare con le forbici? Niente. Mannaggia. Forse è anche un po' inutile per adesso andare in giro a cercare roba perché sto abbastanza pieno. Ci sarebbe da qualche potenziamento che ti aiuta ad aumentare il carico trasportabile, quello non sarebbe mica male. Attenzione che qua c'è qualcosa di segreto e mistico. Eh sì. Silenziatore non ne ho. Fammolo, va. C'è un banco da lavoro. Però non so fino a quando. Ma proprio mi volete fare bestemmiare? Lo scotch al mare. Posso fare con lo scotch? Non posso fare più niente. Non posso fare più niente. Sto pieno a tappo. Sì. Vabbè, vaffanculo. Porca vacca. Niente male. Leggi, buon compleanno papà, il miglior cacciatore di clicker di tutta la ZQ. Ok, non si può girare. Questo? Leggi, Boris Legasov, Sunnyvale Archery, primo posto.
Allora, danni mi servivano, no, ma non lo posso fare. No, bisogna telescopico, no, perché alla fine siamo sempre in spazi chiusi. Capita quasi mai di dover cecchinare qualcuno dalla distanza. Quindi. Se mi date le pilloline potrei prenderle volentieri, così come i pezzi di ricambio. Guarda qua che roba. Posso fare nient'altro? No. Lasciando indietro un sacco di materiali. E qua dov'è? Sono anche un attimo perso. Come ci arrivo lassù? Oh. Vabbè, allora io ricomincio da Questi sono qua, troppi. eh. Mi ha attrezzato Resisti, perché. Tommy. Mi ha attrezzato perché mi servivano tutte queste cose. Vabbè, forse ho visitato tutto tranne questo. Ma tanto cose da raccogliere non ne posso raccogliere più. Al massimo c'è qualche collezionabile. Se c'è. No, no, che fa? Si spacca. Aspetta, no, ma io non posso. L'unica cosa che mi serve non la posso fare, incredibile. Sto lasciando un'immanità di cose dietro che non posso prendere e l'unica cosa che mi serve non la posso fare. Guarda te che stronzi ci considerano conigli, mostra i denti. Gira, gira. Arruolati nel Washington Liberation Front. Allora, vediamo un po' che c'è qua. Dai, dammi una cosa che mi mancano. Munizioni al massimo, buttate a cazzo. Aiuto un topino. Aiutino. Aiutino. Eh no, di qua c'ero andato, quindi niente, devo andare avanti lasciando tutta sta roba indietro, ma io ci torno qua, cioè posso lasciare mica tutta sta roba qua, tutte ste munizioni. Sicuramente, vediamo se c'è qualcosa di qua prima. In realtà sembra di sì. Ma che non sia questa la via principale, momento. Che magari di qua infatti non ci posso salire, quindi è quella là la via principale. Ma che non posso fare delle cose del genere? Ma sembra proprio di no. Quindi niente, quella pensavo fosse la via secondaria, invece è la via principale. Allora a sto punto mi controllo pure sti cosini qua. Io qua ho sentito dei rumori, eh. Qua mi devo fare un jump scare, sicuro. No, aspetta, forse è di qua che si va. Boh. Sono confuso, voglio andare nel posto sbagliato, ma non ci riesco. Almeno per il momento non ci sto riuscendo. Ma di qua si può procedere. Però mi sono un attimo lasciato indietro la strada. Momento. Ciapala. Cioè, quindi là si può andare.
Mi controllo un attimo anche di qua. Qua non c'ero mica stato. Che cazzo era? Un sorcio? Ah, ok. Quindi qua ci devo fare il giro da fuori. Io manco so dove sarebbe il fuori, giovane. Vabbè. Ho voce nel diario. Fuck the wolf. Come faccio ora? Come? Avevamo appena... Non... No, che cazzo? No, giovane, giovane. Ah! Gira di là. Avevo appena, non avrei dovuto dirglielo. Ora mi tratterà diversamente, lo so. Perché mi si doveva rompere la maschera, cazzo, quando ho scoperto di essere incinta? Dove eravamo un paio di settimane fa, boys? Ricordo che a Kennewick avevo vomitato, non ce la faccio. Ora tutto ha senso, merda, la nausea. Dovevo essere esausta, che cazzo. Dina, perché non me l'hai detto? Perché non ti sei fidata? Di lei ti fidi, invece? Che faccio ora? Non si torna indietro, è tardi. Chiudiamo questa faccenda il prima possibile. Fa culo WLF. Vabbè, allora. Un attimo di entrare pure di qua. Che è lo stesso posto dove ero prima, ok. Munizioni al massimo. Di che stiamo parlando, giovani? Quantomeno recupero qualche documento. Allora, Boris, i lupi hanno fatto irruzione nel QG della FIDRA e hanno recuperato l'elenco dei membri. Mi hanno riferito che stanno rastrellando casa per casa alla ricerca di soldati. Non voglio finire giustiziata nella mia città. Quando la situazione sarà più tranquilla, tornerò sotto falso nome. Non ho trovato Alfie. Ho lasciato il suo cibo sul retro di casa tua. Se non dovesse tornare, fagli tante coccole da parte mia. Ho sempre avuto un debole per te. E Sofia, Yolanda. Questi messaggi così molto molto umani. Quindi in realtà qui su come ci si arriva? Come ci si può arrivare da qui? Ma è un secondo me. No, in realtà qua è un vicolo cieco. Possibile? Non mi sembra neanche che si spacchi. Scusa un attimo. Madonna santa. Dentro il tubo non ci si infila. Però mi dà tante. Non ho come si spacca il coltello. Non so. Ci fosse qualcosa, invece no. Quindi ordunque. L'unico mistero rimasto è come aprire quella porta di là. No, no, che mi si spacca il coltello, giovane. Perché suppongo che di qui si vada avanti. Suppongo sempre. Ma è giusto per provare. No, rimane bloccata. Ah, di là si può entrare. Non ho mica capito. Passa oltre.
mica capito come si entra da lì. Forse da qua. Che schifo. Beccato. Vediamo chi mi aspetta qua. Aspetta che... ho preso una cosa che forse non avevo. Non è quello che mi serve. Che cazzo è? Si è sentito indistintamente aprire una porta. Non posso... posso creare niente, niente, è un peccato perché c'è tanta roba in giro. Vabbè, direi che posso anche andare avanti, però non oggi. Quindi riprendo un attimo da sopra la scala. Suppongo che sia il posto giusto per andare avanti. Bobim.